Ben ritrovati a Tu per Tu, la rubrica di approfondimento di Competere Journal. Oggi parliamo di 5G con Nicola Pasquino, professore di misure per la compatibilità elettromagnetica dell'Università Federico II di Napoli e presidente del Comitato Tecnico 106 Esposizioni Umane ai Campi Elettromagnetici del CEI. Benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Il 5G è una tecnologia abilitante, un acceleratore di trasformazione digitale, eppure la sua introduzione in Italia è accompagnata da un moto di preoccupazione. Partiamo dunque da una domanda dovuta, anche se può sembrare banale, ma non lo è. Che cos'è il 5G e perché viene definito Internet of Things? Allora, il 5G è la quinta generazione, appunto 5G, del sistema di telefonia cellulare. Il sistema di telefonia cellulare è stato introdotto in Italia, ma in generale nel mondo, nella fine degli anni 80. Molti ricorderanno l'ETAX, il telefonino analogico. All'epoca si poteva semplicemente trasmettere la voce. Poi è arrivato il 2G negli anni 90, il GSM, con il quale abbiamo avuto gli SMS. E poi l'OMTS, il 3G, con cui abbiamo avuto una diffusione, di fatto l'esplosione delle app e della connessione a internet. Il 4G è stato un ulteriore avanzamento in questo senso, e infatti la multimedialità, i social, la grande quantità di informazioni, i video ad alta risoluzione con il 4G hanno avuto la loro ampia diffusione, e il 5G ne è adesso l'ulteriore evoluzione. Un'evoluzione che è soprattutto un'evoluzione tecnologica con due caratteristiche principali. La prima è, nel progressivo aumento delle informazioni, è quello di avere un'ampiezza di banda maggiore. Vuol dire che io posso trasmettere più informazioni contemporaneamente. Un esempio applicativo? Film ad alta risoluzione. E poi un'altra caratteristica molto importante, soprattutto per alcuni servizi molto critici, è un tempo di risposta. In termini tecnici si chiama latenza, un tempo di risposta molto piccolo. Questo vuol dire che la risposta ad una domanda arriva in termini molto, molto brevi. Questo è, in termini semplici e veramente minimi, l'avanzamento tecnologico che si ha sul 5G rispetto alle generazioni precedenti, ma è una innovazione di un sistema già esistente, il sistema di telefonia cellulare. Quindi è erroneo pensare che si tratterà semplicemente di una questione di velocità. Assolutamente no, non è soltanto una questione di velocità. Certamente la velocità è un elemento fondamentale, perché poter trasmettere più informazioni con maggiore velocità è certamente di per sé un elemento di innovazione. Il problema è cosa ce ne facciamo di questo aumento di velocità e di informazioni. L'esempio che ho fatto della multimedialità è un esempio semplice e immediatamente comprensibile. Si dice potremo scaricare un film in 7 secondi. Io sorrido e dico sì. È vero, è un'applicazione interessante, però comunque il film io lo vedo in 2 ore, quindi scaricarlo in 7 secondi o in 30 mi cambia poco. Però ci sono dei servizi che invece hanno bisogno di maggiore velocità e tempi di risposta più brevi. Uno su tutti, la telemedicina. Avere la possibilità perché è un'applicazione che sembra fantascienza, ma in realtà è scienza, mutuando un vecchio spot pubblicitario. La scienza del 5G applicata alla medicina ci dà la telemedicina, la possibilità di operare in remoto, come se fossimo in realtà in presenza. Questo grazie proprio al fatto che si possono trasmettere tante informazioni con velocità elevata e con tempi di risposta molto brevi. Un altro esempio, se me lo consente, è quello della guida autonoma o assistita. Mi piace fare riferimento più alla guida assistita, perché la guida autonoma, io sono un automobilista che vuole avere il possesso della propria auto, Anch'io. quindi diciamo voglio avere il volante, voglio avere il pieno controllo. Ma al di là di questo, la guida assistita è un'applicazione grazie alla quale noi avremo la possibilità di ricevere informazioni dalle altre auto, grazie appunto a quello che lei correttamente ha definito come una delle innovazioni, ovvero l'Internet of Things. Noi riusciremo ad avere tante informazioni provenienti dalle altre auto e sapere, ad esempio, se a un incrocio sull'altra strada c'è un autoveicolo che sta percorrendo la strada in maniera non corretta. Se noi abbiamo la freccia e vogliamo girare verso destra e a destra c'è un autoveicolo che viene, ad esempio, in controsenso, la guida assistita, grazie appunto al sistema innovativo, ai servizi che faranno uso del 5G,
noi avremo un allarme che ci dirà attenzione perché stai andando in una strada dove c'è un autoveicolo che si sta comportando in maniera non corretta. Credo che questi due esempi siano paradigmatici del miglioramento della qualità della vita che noi potremo avere grazie al 5G. Sempre sulla telemedicina, se mi permette un altro piccolo esempio che forse è più vicino al cittadino, perché capisco che l'operazione a distanza è un tema forse di alto livello, ma immaginiamo, e questo succede sempre grazie all'Internet of Things, immaginiamo cosa il miglioramento che sia nella vita di una persona che vive da sola, ad esempio, che magari è anziana, se lo si dota di un dispositivo indossabile, i cosiddetti wearable devices, a noi piace molto parlare con termini inglesi, un dispositivo indossabile che monitorizzi contemporaneamente i parametri funzionali vitali e che magari anche attraverso un orologio misuri le accelerazioni. Faccio un esempio: se una persona sviene, il dispositivo costantemente collegato con un servizio di telemedicina può immediatamente inviare un alert e quindi si avverte il 118 senza bisogno che sia il paziente o comunque la persona che ha sentito il malore, che ha subito il malore, a chiamare, anche perché potrebbe non essere in grado di farlo. Questo è un indubbio miglioramento della qualità della vita che la tecnologia 5G consente, perché dà la possibilità di creare servizi che facciano uso delle due caratteristiche che le ho detto: ampiezza di banda e velocità di risposta. Elettromagnetismo, quali sono i punti normativi cardine su questo tipo di tecnologia e soprattutto verranno utilizzate frequenze elettromagnetiche diverse da quelle in uso? Allora, verranno utilizzate frequenze diverse, però è importante dire che in termini elettromagnetici macroscopicamente di fatto stiamo parlando dello stesso fenomeno. E qui un po' più nel tecnico qualche numero mi deve consentire di darlo, non di dare i numeri ma di dare qualche numero perché è importante. Attualmente il sistema 4G, diciamo quello più recente, utilizza due frequenze principalmente, 800 MHz e 2,6 GHz. Il 5G utilizzerà 700 MHz e 3,7 GHz prevalentemente per la copertura cittadina. Come si vede, tra 700 MHz e 800 MHz in termini elettromagnetici non c'è differenza. Tra l'altro i 700 MHz sono già delle frequenze ampiamente utilizzate perché sono attualmente frequenze utilizzate dal sistema di diffusione radiotelevisiva, tant'è vero che quella frequenza potrà essere utilizzata solo da luglio del 2022, perché fino ad allora dovrà essere utilizzata, sarà utilizzata dal broadcast radiotelevisivo. I 3,7 GHz, a parte essere leggermente più alti dei 2,6 GHz del 4G, sono più bassi delle frequenze utilizzate nei modem Wi-Fi che abbiamo a casa, che utilizzano ormai tutti quanti la frequenza di 5 GHz. Quindi già questo dà un'idea di quanto, dal punto di vista di fenomeno fisico, il 5G non sia sostanzialmente differente rispetto alle generazioni precedenti. C'è, bisogna dirlo, l'utilizzo di una frequenza nuova. Per la prima volta il 5G utilizzerà la frequenza dei 27 GHz. Però qui qualche specifica in più la dobbiamo dare. Per le caratteristiche di quella frequenza, le stazioni radiobase, i cosiddetti ripetitori, che utilizzeranno quella frequenza, saranno ripetitori destinati a coprire aree piccole in termini di estensione e con elevata densità di utenza. Cosa vuol dire? Vuol dire, aeroporti, alcune zone di centri commerciali, dove c'è bisogno di servire tante persone, potenzialmente tutte collegate contemporaneamente. Sul fenomeno però elettromagnetico, gli studi sugli effetti perché poi è quello che preoccupa di più, gli effetti del campo elettromagnetico, ci sono, la letteratura è ampia anche su quel range di frequenze e gli effetti non sono diversi da quelli che si hanno invece sulle frequenze più basse, quelle di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Dal punto di vista infrastrutturale, quali saranno gli investimenti da fare? E le chiedo, l'Italia sarà mai davvero pronta al 5G? Ma l'Italia ha già in atto una politica di diffusione molto ampia dei sistemi a banda larga e ultralarga. Esiste un piano nazionale per la banda ultralarga che sta andando un po' a rilento, è vero, però comunque esiste e è un processo che sta andando avanti.
Perché parlo del piano generalmente di piano di la banda ultralarga? Perché è vero che col 5G noi parliamo di una tecnologia radio, quindi di irradiazione di potenza, ma è ovvio che per poter irradiare tante informazioni è necessario che quelle informazioni poi arrivino all'antenna attraverso un canale che sia capace allo stesso modo di trasmettere tante informazioni. Ed ecco quindi che il 5G, la stazione radiobase 5G, è solo il punto finale di connessione, diciamo è l'ultimo miglio, per utilizzare un termine che si utilizzava fino a qualche anno fa, fino a poco tempo fa, è solo l'ultima parte di un'intera infrastruttura di rete che deve essere a banda larga. Per i collegamenti di lungo raggio, quindi le dorsali, si dovrà utilizzare il cavo in fibra ottica. Per quanto riguarda invece la parte di connessione con l'utente, certamente il 5G sarà quello che consentirà di diffondere la banda larga ai cittadini. Fermo restando che la fibra ottica, lo sappiamo tutti, arriva già nelle nostre case, perché noi abbiamo tutti quanti, immagino, una DSL o comunque una fibra, o comunque la maggior parte del territorio italiano. Quindi infatti le volevo chiedere, possiamo essere fiduciosi e ritenere che quando il 5G andrà a regime si colmerà il digital divide? Sicuramente il 5G insieme al piano di banda ultralarga è una spinta molto forte al digital divide, perché il digital divide ormai non è più un digital divide culturale o anche, diciamo, di età generazionale, è un digital divide soprattutto geografico. Ci sono delle zone, non tanto delle fasce di popolazione, ma delle zone che non sono avanzate tecnologicamente, perché sono in zone, appunto, sono in posti del paese che magari orograficamente hanno delle difficoltà. Ci sono le comunità, i comuni, gli enti montani, su cui l'UNCEM con il suo presidente Marco Bussone sta facendo una politica di forte informazione sui vantaggi dell'uso del 5G. Non c'è dubbio che, essendo un sistema a banda larga, i luoghi attualmente appunto che soffrono del digital divide potranno certamente beneficiarne. L'importante è che i cittadini siano pronti a comprendere il vantaggio. E qui ritornare alla telemedicina mi è fin troppo semplice, perché evidentemente avere la possibilità di un monitoraggio continuo dà la possibilità di non dover andare a fare la visita magari a 30 km di distanza, che non è poco, soprattutto se la persona è anziana. Vogliamo parlare dello smart working? Vogliamo parlare del fatto che in questi mesi ci sono stati molti cittadini, il 10% degli studenti non hanno potuto seguire le lezioni perché non erano dotati di un computer, un dispositivo, e molti perché non avevano una connessione di qualità sufficiente. Allora non pensiamo al 5G solo in termini di, diciamo, macroscopici. L'accrescimento del paese è un accrescimento che parte dall'accrescimento del singolo, e non c'è dubbio che il digital divide del paese deve cominciare ad essere colmato partendo dal digital divide che in questo momento affligge i singoli, e il 5G, se opportunamente stimolato e se non osteggiato dalla popolazione, contribuirà certamente a colmare il digital divide e di conseguenza a portare innovazione e crescita nel senso più ampio del termine su tutto il paese. 5G e principio di precauzione. Cosa si intende con questo principio e secondo lei è abusato? Allora, cosa si intende di questo principio? Cosa si intende per principio di precauzione? Il principio di precauzione è un principio che è fatto proprio dall'Unione Europea e che prevede che, appunto, si attui una politica di precauzione nei confronti dei fenomeni che non sono studiati a sufficienza e su cui ci siano delle incertezze. E questo è il primo elemento fondamentale. Le organizzazioni internazionali preposte allo studio degli effetti dei campi elettromagnetici hanno detto la loro già da diversi anni. La Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, l'ICNIRP, che è un organismo riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, già dal 98
ha suggerito dei limiti con delle proprie linee guida, limiti che sono stati confermati nel 2020, a marzo 2020, a testimonianza del fatto che ulteriori 22 anni di studio non hanno evidenziato effetti diversi da quelli che erano stati già tenuti in conto nelle linee guida del 98. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'unico effetto, lo voglio dire, è quello di un riscaldamento delle parti esposte, che però avviene con dei livelli di campo elettromagnetico incredibilmente più alti, il numero 50 volte più alti rispetto a quelli suggeriti dall'ICNIRP. Poi c'è anche chi parla, perché ne ha timore, e i timori sono legittimi, ma spero che dopo questo intervento si comprenda che sono meno, non sono poco giustificati, i timori di un'insorgenza tumorale per effetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Senza entrare nel dettaglio tecnico, io riporto semplicemente quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2011 ha detto che non c'è prova di un nesso causale fra l'esposizione ai campi elettromagnetici e l'insorgenza tumorale. Un elemento tecnico per chi vuole approfondire. I campi elettromagnetici sono stati inseriti in categoria 2B. La categoria 2B è definita come la categoria dei possibilmente cancerogeni. Mi rendo conto che l'avverbio fa un po' sobbalzare, perché il possibilmente cancerogeno non è cancerogeno. Però riporto sempre come esempio altre esposizioni che rientrano nella stessa categoria. L'estratto di aloe vera è in categoria 2B, cioè si ha lo stesso rischio che si ha per i campi elettromagnetici. In categoria 2A, che invece è una categoria più alta dei probabilmente cancerogeni, cade invece la carne rossa. Le bevande calde oltre 65 gradi, forse non se lo sarebbe mai aspettato. Infatti. In categoria 1, dove invece il nesso è accertato, c'è l'alcol, c'è il benzene. Allora, qui probabilmente un sociologo potrebbe rispondere meglio di me, perché questa percezione più alta del rischio connesso ai campi elettromagnetici rispetto alla percezione, che invece è praticamente inesistente, su esposizioni che invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato in termini più alti? E a questo punto aggiungo un altro elemento. Se, come ho detto prima, i campi elettromagnetici del 5G sono a frequenze praticamente uguali a quelle degli altri sistemi, se si esclude il 27 GHz, che però come effetti ha gli stessi delle altre frequenze, perché non fare una campagna contro il Wi-Fi? 3,7 GHz rispetto a 5 GHz non ha differenze elettromagnetiche. Il 4G 2,6 GHz rispetto al 5G 3,7 GHz non ha differenze. Allora, il principio di precauzione se ne abusa? Sì, perché se è vero che comunque non c'è incertezza, perché gli organi preposti hanno detto la loro, troppo spesso ci si appella al principio di precauzione come se fosse quasi un principio assoluto, dice io non ne capisco, allora mi appello al principio di precauzione. Gli enti preposti la loro l'hanno detta. Tra l'altro, la legge quadro sui campi elettromagnetici 36/2001, nell'articolo 1, finalità, dichiara esplicitamente che la legge è fatta per stimolare la ricerca scientifica anche ai fini dell'applicazione del principio di precauzione. I decreti attuativi di quella legge, che fissano i limiti di esposizione, ovviamente essendo decreti attuativi, inerentemente fanno proprio il principio di precauzione. E proprio in base a questo principio, rispetto ai limiti suggeriti dall'ICNIRP, faccio un esempio, per il 5G 3,7, 61 volt su metro, l'Italia applica già dal 98 6 volt su metro. È o non è? La domanda la faccio io a lei, ma la faccio a chi ci ascolta. Un'applicazione del principio di precauzione? Appellarsi in maniera, mi consenta, strumentale forse al principio di precauzione è, vogliamo dire, un eccesso di zelo. Ecco, non uso più la parola strumentale, ma diciamo che probabilmente è un eccesso di zelo, perché la legge attualmente il principio di precauzione non solo ce l'ha ben presente, ma ce l'ha nelle finalità della legge. Quindi possiamo essere sufficientemente sicuri sul tema della salute. Per quanto riguarda invece i dati, la privacy, la sicurezza nazionale, quali sono i possibili rischi del 5G, se ci sono? Allora, il 5G è un'infrastruttura. È un'infrastruttura e come tale la privacy non può essere violata da un'infrastruttura. È come dire un'autostrada viola la privacy. Il problema è
chi farà uso di questa infrastruttura, le app, i servizi. Certo, se violazione della privacy significa, se si ritiene violazione della privacy il monitoraggio dei propri parametri vitali, beh, si è sempre liberi di non utilizzare un'app. L'esempio che faccio dell'autostrada mi torna utile perché proprio a proposito dell'uso che si fa dell'autostrada, se sull'autostrada ci va una macchina con i vetri oscurati, nessuno saprà mai cosa succede in quell'auto. Ma se si va con un'auto che invece ha i vetri trasparenti, tutti quanti sapranno chi c'è dentro quell'auto. L'autostrada non cambia. Quindi è chi fa uso di un servizio che al più può mettere sul mercato un'app. Però, e qui torna la domanda a lei, retorica, ma non sono le stesse app che si usano per il 4G e per il 3G? Noi non dovremo cambiare le app quando utilizzeremo il 5G. Allora, non confondiamo una delle applicazioni con l'infrastruttura. Chi fa uso di una infrastruttura di rete con l'infrastruttura di rete in sé? Il 5G non ha al suo interno nel protocollo delle cose strane che consentono di guardarci quando noi non vogliamo. Io chiederei ai telespettatori se hanno mai letto tutte le autorizzazioni che danno quando installano un'applicazione. Io sono convinto che tutti quanti premano sì a tutte le richieste di autorizzazione per due motivi, un po' forse per pigrizia, perché andare a leggere l'autorizzazione ovviamente è pesante, anche perché è scritto spesso in legalese, ma anche perché c'è il timore di non poter utilizzare appieno le funzionalità di un'app. Allora, siamo noi che violiamo la nostra privacy se diamo la possibilità a un'app di accedere alle nostre fotografie, al nostro microfono. D'altra parte, però, aggiungo, ci piace utilizzare il navigatore social che ci suggerisce la strada migliore in base al traffico. E allora decidiamo chi è che viola la privacy. Non è l'infrastruttura, perché se così fosse ci dovremmo porre il problema anche per il Wi-Fi, anche per il 4G e per tutti i sistemi cellulari. Chi viola la privacy al massimo è l'applicazione e anche il sistema operativo. Quando lei ha comprato il suo ultimo cellulare, nell'attivazione non lo ha acceso e attivato. Ha dovuto dare una serie di autorizzazioni. Ha mai letto tutte le autorizzazioni? Cosa ha chiesto? Addirittura ha dato l'autorizzazione spesso all'accesso al microfono, alla videocamera, e non c'è scritto in quali occasioni. Ultimamente nelle nuove versioni, ecco, si bada di più alla privacy, perché si dice: guarda, questa applicazione sta utilizzando la tua posizione, vuoi che la usi sempre o solo quando l'applicazione è attiva? Quindi è l'applicazione, e io ho un telefono 4G, non c'è bisogno del 5G per avere queste domande. Quindi non confondiamo, la privacy non è violata, la sicurezza in generale delle persone non è violata dall'infrastruttura di rete. Anzi, se vogliamo, e se ritorniamo all'esempio della telemedicina o della guida assistita, io direi che la sicurezza è addirittura migliorata. Quindi sicurezza, privacy, cominciamo a fare le giuste distinzioni e poi capiamo che la sicurezza, secondo me, ne ha un beneficio dalle nuove applicazioni che potremo avere, dai nuovi servizi. La privacy non è un problema infrastrutturale, è un problema di chi quell'infrastruttura la usa e che però già adesso potrebbe utilizzarla col sistema 4G per degli usi evidentemente in violazione della privacy. Senza citare casi che stanno cavalcando i giornali nelle ultime ore, possiamo allora sostenere che il 5G è un tema strumentale della geopolitica? Ah, la geopolitica, un altro tema interessante, la guerra Stati Uniti-Cina, sì, assolutamente sì. Non c'è dubbio che, poiché uno dei produttori, diciamolo, uno dei maggiori produttori mondiali è cinese, i dazi degli Stati Uniti nei confronti della Cina, Google che decide di non implementare più il proprio sistema operativo sui telefoni provenienti dalla Cina e così via. Non c'è dubbio che le questioni si mischiano e il problema è che il cittadino spesso non ha la competenza, non è una sua colpa evidentemente, ma non ha una competenza tale da poter riuscire a distinguere i diversi piani. Però sì, c'è oggettivamente anche un tema geopolitico che forse ha prestato il fianco poi ad una strumentalizzazione anche in termini di fake news, termine che poi, diciamo, bufale,
sempre perché a noi piace molto, siamo molto esterofili in questo. Sul tema geopolitico si è innestato pure il tema delle bufale che apre un mondo infinito. A proposito di fake news, temevo. Ne sono circolate tantissime su questo tema, chiariamone tre. Il legame del 5G con il coronavirus, il taglio degli alberi e gli attacchi informatici. Allora, sugli attacchi informatici, il primo, perché l'ha citato per ultimo, gli attacchi informatici possono essere attuati tramite anche il cavo in fibra ottica. Basta avere un collegamento con l'altro computer, anche con un cavo in rame, quindi con la velocità più bassa in assoluto, un attacco informatico si può assolutamente portare avanti. Quindi non si prevede un aumento degli attacchi informatici? Ma diciamo è un aumento non connesso con il 5G, ma potrebbe essere connesso con il fatto che essendoci più banda, più persone possono portare avanti degli attacchi informatici. Però dare la colpa all'aumento della banda, ecco, lì sì, è strumentale chi dice che aumenteranno gli attacchi informatici, ma semplicemente perché più persone avranno la possibilità di portarli avanti questi attacchi, non perché sia intrinseco al sistema 5G la possibilità di portare avanti o perché favorisca addirittura con il suo protocollo gli attacchi informatici. Per quanto riguarda poi la pandemia, no, la risposta è netta, non c'è assolutamente nessuna connessione fra 5G e diffusione della pandemia. Non vorrei neanche approfondirlo, se me lo consente, perché poi entriamo in un tema in cui sembra quasi che ci si voglia difendere e andare sulla difensiva. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è evidente, non c'è nessuna connessione fra dei campi elettromagnetici e la diffusione di un virus. Il virus non fa surf sulle onde elettromagnetiche, quindi questo lo mettiamo da parte. Il tema invece del taglio degli alberi è un tema che potrebbe, a giudizio di qualcuno, ma in effetti c'è una base scientifica, perché effettivamente soprattutto le frequenze più alte risentono molto di più, quindi ad esempio il 27 GHz, della presenza degli ostacoli. E quindi tra gli ostacoli ci sono sicuramente anche le cime degli alberi. Però il problema qual è? È che, ma anche la pioggia è un fattore di forte attenuazione per le frequenze, soprattutto il 27 GHz. Però c'è da dire una cosa, gli operatori telefonici quando fanno il loro piano di insediamento delle antenne, di localizzazione delle antenne, fotografano la situazione. E sulla base della situazione che guardano nel territorio che devono coprire con un servizio, fanno la loro progettazione radioelettrica, ovvero decidono dove posizionare le stazioni radio base, come posizionarli, verso quale direzione indirizzare il segnale. Quindi non c'è bisogno, né è in programma, il taglio degli alberi per il 5G. Tra l'altro, al più mi verrebbe da dire, si dovrebbero tagliare le cime degli alberi. Sappiamo tutti che le stazioni radiobase sono ad altezza, poi perché devono guardare una certa area, sono comunque a diversi metri di altezza rispetto al suolo. Dire che l'albero è stato tagliato per far posto al 5G dimostra evidentemente che non si conoscono i principi con cui si fa una progettazione. Oggettivamente c'è stato negli ultimi periodi un taglio degli alberi, ma è solo dovuto purtroppo all'intensificarsi di fenomeni meteorologici di breve durata e di fortissima intensità. Sappiamo tutti che purtroppo ci sono stati casi in cui degli alberi sono crollati per le raffiche di vento che negli ultimi 3-4 anni si sono verificate con maggiore frequenza, e questo ha portato le amministrazioni pubbliche a ovviamente un piano straordinario di manutenzione che in alcuni casi ha previsto il taglio degli alberi, perché purtroppo erano degli alberi in condizioni critiche, magari cresciuti con una pendenza eccessiva e di conseguenza potenzialmente rischiosi per la popolazione. Ma che il taglio degli alberi, soprattutto dalla radice, dalle parti più basse, sia connesso con l'installazione delle stazioni radio basse, assolutamente no. Come non è possibile, ne ha citate tre, ne cito un'altra io, la morte degli uccelli. Non c'è una potenza così alta dalle stazioni radio base, emessa dalle stazioni radio base del 5G, come delle altre tecnologie, per poter uccidere un uccello che si dovesse trovare in prossimità. Anzi, le dirò di più. Il 5G mediamente emette meno potenza nello spazio e nel tempo rispetto ai precedenti sistemi, perché il 5G ha una caratteristica fondamentale, quella di irradiare potenza solo dove è necessario, al contrario delle generazioni precedenti che invece irradiano potenza
in un intero settore angolare. Cosa significa questo? Significa che se c'è in una piazza un gruppo di persone che sta utilizzando il cellulare e magari ad una decina di metri c'è invece una persona che sta passeggiando col cane, con le attuali generazioni, il 4G, anche la persona che sta passeggiando col cane verrà irradiato da una certa potenza. Con il 5G invece il sistema è intelligente, infatti si usano delle smart antennas. Il sistema irradierà potenza solo verso quel gruppo di cittadini che sta facendo, anche il singolo cittadino che sta facendo un uso attivo del cellulare, cioè è in chiamata o è in collegamento con internet, senza indirizzare la potenza verso chi invece sta passeggiando col cane. È come se io, parlando con lei, potessi in realtà parlare non solo con lei e con chi è vicino, ma dare messaggi diversi con la mia voce, come se la mia voce avesse tanti fasci. La mia è una sorgente di un segnale. In questo momento sto irradiando entro un certo angolo. Con il 5G io irradierei segnali diversi in direzioni diverse. Quindi potrei irradiare in una zona con bassissima potenza e verso di lei con la potenza che invece è di mio interesse, perché abbiamo bisogno di comunicare. Quindi c'è anche un vantaggio. Non se ne parla mai perché? Perché purtroppo è un tema squisitamente tecnico, quindi anche la comunicazione, ci ho messo tempo a spiegarlo, ma purtroppo è un tema che va affrontato anche questo, e che purtroppo poi rientra sull'acquisizione delle informazioni delle persone su internet. Poiché questo è un tema molto tecnico, spesso non viene recepito dalla popolazione, perché spesso non viene trattato su internet se non in documenti molto tecnici che le persone evidentemente non sono completamente in grado di comprendere e di analizzare criticamente. E quindi come agevolare questa conoscenza? Con molta modestia, o forse immodestia dovrei dire, attraverso azioni come quella che sta facendo lei adesso, cioè invitare persone che magari hanno un che conoscono il fenomeno e che possano fare un po' di divulgazione. Lei mi ha onorato dell'invito e gliene sono grato, ma in genere coinvolgendo il mondo scientifico, il mondo della ricerca, si riesce a compensare quella illusione di conoscenza che si ha quando si estraggono informazioni da internet. Ecco, vede, io ho utilizzato due termini molto diversi: conoscenza e informazione. Spesso c'è un equivoco. Io incontro persone che dicono: ma io mi sono informato su internet. Bene, ti sei informato su internet. Non è detto che questo ti abbia portato a conoscere quello di cui stiamo parlando, perché fra le informazioni che si ricavano attraverso un mezzo, a parte poi capire la fonte, quanto è accreditata, quanto è credibile, ma tra l'informarsi e il conoscere c'è un processo critico, che ovviamente di analisi critica dei fatti, che può essere portato avanti soltanto se si hanno delle competenze tecniche assestate. Allora non si confonda l'informazione su internet con la conoscenza di un fenomeno. E la invito a fare una prova. Abbiamo parlato di esposizione, non abbiamo mai utilizzato un termine che pure giornalisticamente è accattivante: inquinamento elettromagnetico o elettrosmog. Perché non l'ha fatto? E io lo apprezzo da parte sua. Perché il termine, e ancor meno l'avrei potuto fare io, il termine inquinamento elettromagnetico e elettrosmog già hanno in sé una connotazione negativa. Il termine scientifico è esposizione umana ai campi elettromagnetici. Allora io invito a fare una prova. Si cerchi elettrosmog o inquinamento elettromagnetico su internet e si faccia un'analisi veloce dei siti che il motore di ricerca, Google, ormai esiste solo quello, quindi non facciamo pubblicità. Google restituirà un insieme di siti, ovviamente sulla base della parola chiave elettrosmog o inquinamento elettromagnetico. Poi si provi a cercare esposizione umana ai campi elettromagnetici. I siti saranno quasi completamente, io direi al 90%, anzi totalmente diversi. Saranno siti di natura più istituzionale, perché il termine tecnico è quello. Si arriverà su siti del Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente, si arriverà sui siti delle ARPA, le Agenzie Regionali Protezioni Ambientali, si arriverà sul sito probabilmente dell'Agicom, l'Autorità per le Comunicazioni. Se invece si cerca inquinamento elettromagnetico, si arriverà all'associazione No 5G,
si arriverà allo studio dell'avvocato che fa le battaglie contro il 5G o contro in generale i campi elettromagnetici, i comitati, magari addirittura si arriva su siti che vendono oggetti che vengono dichiarati come dispositivi che contrastano gli effetti negativi del 5G, senza però neanche dire quali sono questi effetti negativi. Allora, ai telespettatori dico attenzione. Prima di tutto, parole chiave corrette, perché internet restituisce quello che noi cerchiamo. Se noi cerchiamo un qualcosa con una parola chiave sbagliata, è ovvio che internet ci restituirà, diciamo, è polarizzato verso quella parola chiave. Allora, se non siamo competenti, affidiamoci a chi la competenza ce l'ha. E parlo in questo momento anche, ad esempio, ai sindaci, che troppo spesso hanno un approccio che è più di consenso, purtroppo mi dispiace dirlo, che non di reale risposta alle istanze dei cittadini. Il politico deve dare delle risposte al cittadino. È giusto che acquisisca le, come si dice, le istanze degli elettori e dia una risposta. Ma questa risposta non può essere data sulla base degli umori. Deve essere data sulla base di ciò che la ricerca scientifica dice. Allora, il consiglio è attenzione alle fonti da cui si estraggono informazioni, attenzione a ritenere che quelle informazioni possano costituire conoscenza e soprattutto a chi poi ovviamente ha dei ruoli di responsabilità, affidatevi a chi il fenomeno lo conosca e vi possa dare un elemento diciamo non viziato da qualche interesse personale, e la ricerca in questo sicuramente è l'organismo principe, perché la ricerca è dubbio e quindi si mette sempre in discussione ed è certamente non asservita all'interesse specifico o al finanziatore di turno, assolutamente no. Grazie al professor Nicola Pasquino. Grazie, grazie a lei e grazie a voi. Arrivederci al prossimo Tu per Tu.